Era da un po' che Udinese Calcio e Frecce Tricolore si stavano rincorrendo, ma in una solata mattinata di fine maggio, ecco Udinese e Frecce Tricolore uno accanto all'altro presso l'aerobase di Rivolto, per due ore fittissime di appuntamenti a stretto contatto di gomiti. Un appuntamento cominciato con il naso all'insù, nella tradizionale esibizione che è addestramento settimanale per i piloti della pattuglia acrobatica nazionale, 25 minuti come da programma, e poi una conoscenza reciproca, passata per un approfondimento di quelle che sono le caratteristiche tecniche all'interno degli hangar, dove Totò Di Natale e compagni hanno capito come si manutenzionano gli aermacchi in dotazione alle frecce, e poi una conoscenza addirittura nel Sancta Sanctorum della mansarda riservata unicamente ai piloti delle Frecce Tricolori. Aerobase di Rivolto, esterno giorno. Dietro la telecamera stanno decollando le Frecce Tricolori per addestramento del mattino. Alle mie spalle, sulla gradinata, l'Udinese Calcio. Per una giornata insieme, due eccellenze del Friuli a stretto contatto in una giornata che si annuncia ricchissima di appuntamenti. Finita l'esibizione, trasferimento in pullman presso gli hangar, dove vengono manutenzionati e accuditi gli aermacchi in dotazione alle frecce. Velivolo biposto, tipico per addestramento, con il pilota in addestramento e l'istruttore seduto accanto a lui. Qui Giampiero Pinzi, Totò Di Natale e anche tutti gli altri giocatori stranieri dell'Udinese Calcio hanno capito che gioielli di tecnologia ed efficienza sono quelli in dotazione alla pattuglia acrobatica nazionale. Totò Di Natale è appena sceso da uno degli aermacchi delle Frecce Tricolore. Considerazioni, Totò? No, da vicino è una cosa bellissima, credo che è stata una bella esperienza. La prima volta che vengo qui ho visto da vicino di fare certe cose che ho anche paura un po' dell'aereo, però sono fenomeni questi qua a guidare questi aerei. Tra le altre cose ci dicevano prima che sta a una distanza di 2 metri, 2 metri e mezzo uno dall'altro, a vista devono orientarsi, quindi il concetto di squadra è fondamentale. Mai come adesso, no? Stare vicino a Frecce Tricolori che devono viaggiare, devono a questa velocità e con questi spazi molto limitati fa capire quanto è il concetto proprio di gruppo fondamentale, anche del loro ambito. Sì, perché sono 10 aerei che devono andare, credo,
ha detto 2 metri di lunghezza, da vicino, credo alla fine è come una squadra di calcio, però credo che qua hanno una marcia in più di noi, perché guidare questa aerea qua ci vuole una cosa fantastica, perciò ringraziamo a tutti. Hai visto il solista che fa i numeri come li fai te? No, è molto più bravo di me, ha fatto dei numeri, ha fatto divertire un po' tutti, comunque complimenti a tutti e ringraziamo di questa giornata, perché per noi è anche una cosa bella. Prima volta ha rivolto alle frecce tricolori anche per Giampiero Pinzi. Abbiamo assistito all'esibizione fatta per noi, ma chiaramente fatta in base all'addestramento settimanale che le frecce tricolori hanno. Cosa ti ha colpito di più nei vari passaggi a cui abbiamo assistito? Beh, la prima cosa che mi è venuta in mente guardandoli è sicuramente, diciamo, un grandissimo gioco di squadra. Si vede che ognuno segue il proprio compagno, l'aereo a fianco. E penso che tra di loro abbiano una coordinazione, una perfezione, come ho detto prima, di gioco di squadra, quello un po' che dobbiamo anche noi migliorare, quindi è stato anche, diciamo, un esempio anche per noi. C'era un Conè caricatissimo che chiedeva di tutto, ha chiesto a te a che accelerazione gravitazionale, ha chiesto un po' a tutti, anche a te, arrivano i piloti delle frecce. Sì, Ivana mi diceva, domande molto, molto tecniche, io all'inizio non capivo, pensavo che chiedeva altre cose. No, è stata veramente una giornata veramente molto bella, siamo qui, il tempo fantastico, forse riescono anche a rompere un aereo, e veramente una giornata che ci voleva, così tutti insieme qui a farci due risate e a vedere questo spettacolo. Te li aspettavi esattamente così come l'abbiamo alle nostre spalle, gli aermacchi, più grandi, più piccoli, esattamente uguali? Forse il comandante meglio di Bubinic, me lo aspettavo. Di Bubinic, senz'altro. No, piccolini, pensavo che erano più grandi, sinceramente. Però no, veramente una bella esperienza, veramente positiva. Positiva. Dietro al mito delle frecce tricolori c'è tecnologia, addestramento, spirito di squadra, ma anche qualche segreto, come per esempio il fatto che le frecce decollino e atterrino sempre contro vento, oppure il fatto che in qualunque posto esse si esibiscano, i punti cardinali saranno sempre Udine e Quadroipo, quelli della pista di rivolto, teatro di addestramento di tutto l'anno. E infatti anche di questo si è discusso, anche su questo si è approfondito e moltissimi giocatori avevano qualche dubbio da sciogliere, uno su tutti, Panagiotis Conè, che insisteva sul sapere quante accelerazioni gravitazionali, a quanti G in gergo tecnico, si sottopongono i piloti delle frecce. Ultimato l'addestramento e il debriefing post volo, ecco le frecce tricolori confrontarsi con i giocatori dell'Udinese e viceversa, dove addirittura nel Sancta Santorum della Mansarda, che è un luogo riservato unicamente ai piloti e chiaramente ai loro ospiti. Lì si è consumato un momento molto bello con il reciproco scambio di doni che è andato ben oltre la rappresentanza fine a se stessa. Tanto è vero che in chiusura il comandante delle frecce tricolori Jans Slangen e il direttore sportivo dell'Udinese Cristiano Giaretta si sono dati un reciproco appuntamento. Filippo Barbero, solista delle frecce tricolori, nonché numero 10, Pony 10. Abbiamo intervistato prima Totò Di Natale, da un numero 10 a un altro numero 10, da un elemento molto particolare, qual è Totò, è fondamentale per la formazione bianconera, a quello che è l'elemento in termini proprio di figure, di intrecci, diverso nelle frecce tricolori.
come si diventa solista, o meglio, chi dice che Filippo Barbero deve fare il solista e un altro no, per esempio? Buongiorno a tutti. Dunque, il solista delle Frecce Tricolori è un ruolo ricoperto dopo diversi anni di esperienza all'interno della formazione. Io ho fatto 5 stagioni da gregario, dopodiché si fa un addestramento invernale dedicato col solista uscente, ci passiamo le consegne per poi esordire nella posizione da solista. Questo è un ruolo importante, molto bello, consente di presentare al meglio le capacità di questo aeroplano del 339, del 339 della Panna. Tra l'altro ci dicevano in precedenza che il solista è anche quello che deve andare ad assorbire più accelerazioni gravitazionali proprio per le figure che va a fare. Sì, ci sono alcune figure, anche la formazione ne assorbe abbastanza, devo dire la verità. Ci sono alcune figure peculiari, soprattutto diciamo i G negativi, cioè quindi quelle situazioni in cui ci si sente quasi uscire dall'aeroplano, attaccati alle cinghie, proprio per la peculiarità del volo di alcune manovre, come per esempio la Snyder negativa o tutti i pull-up che si fanno con l'aeroplano invertito spingendo verso su. Noi sappiamo che il programma delle Frecce Tricolori praticamente è immutato da anni, è sempre quello migliorato, ma in termini proprio di struttura sempre quello è. All'interno di queste figure, qual è quella che ti piace di più? Sono tutte peculiari e ognuna ha la propria difficoltà, vuoi per la tempistica, vuoi per la difficoltà tecnica. Diciamo che le figure che dal punto di vista di un pilota sono le più particolari, sicuramente la serie di tonneau, quindi 5 tonneau sull'asse che vengono fatti sull'asse della pista appunto, e poi una figura che ha reso mitico il 339 sicuramente il Lonceva, perché è l'unico aeroplano a getto in grado di fare questa manovra. Che sarebbe? Sarebbe spiegandolo un pochettino perché ci guarda la casa. Sarebbe quella manovra che si vede con l'aeroplano in piedi, fa 2 giri in piedi e poi a un certo punto non si capisce quasi più niente, l'aeroplano si avvita e scende. Tra l'altro c'è un ottimo effetto scenico che appena l'aeroplano mette il cono di scarico verso l'alto, da terra non si sente più rumore, quindi sembra quasi che sia spento il motore, cosa che assolutamente non è vera. È però molto scenico, poi fa 2-3 giri in vite per poi uscire. Nella giornata rivolta insieme alle Frecce Tricolori siamo a parlare con il direttore sportivo dell'Udinese Cristiano Giaretta e con il comandante Jens Langen. Considerazioni, comandante, tutta la squadra, noi ci siamo visti l'ultima volta per l'eccellenza del Friuli, siamo venuti con una troupe per raccontare la vostra storia, adesso la storia di queste due eccellenze del Friuli va a fondersi insieme e vedevo che spesso e volentieri vi domandavate uno con l'altro qualche trucco del mestiere, perché comunque sempre di squadre parliamo. Assolutamente sì, per noi è un onore e un piacere ospitarvi qui a Rivolto a casa delle Frecce Tricolori e soprattutto scoprire che i due mondi sono molto più vicini di quanto si possa credere dall'esterno. Due squadre che devono lavorare bene per poter ottenere un buon risultato, quindi si tratta di un'interdipendenza fra tutti quanti a terra e soprattutto dietro c'è tanta passione, c'è ovviamente determinazione, c'è un'attività fisica per essere in forma, perché comunque anche il volo delle Frecce Tricolori è un volo innanzitutto fisica, e poi una concentrazione mentale che può essere possibile soltanto se l'ambiente è sereno e lo permette. Tra le altre cose abbiamo visto adesso che sono 10 gli apparecchi in volo, siete in piena stagione, quando siamo venuti l'ultima volta era qualcuno di meno, adesso il programma dove vi porterà? Oggi avete assistito a un volo di addestramento completo, quindi con tutti i 10 velivoli, siamo nel pieno della stagione, quindi la prossima tappa sarà Alba Adriatica, via via a seguire fino appunto al 2 giugno, dove sorvoleremo i cieli di Roma in occasione della festa della Repubblica, e dopodiché grande appuntamento a settembre, il 5-6 settembre, proprio qui a Rivolto, per festeggiare insieme agli appassionati, alle tante pattuglie estere che converranno qui sulla base di Rivolto, 55 anni di Frecce Tricolori. Direttore Cristiano Giaretta, l'Udinese è stata già invitata
a settembre per un appuntamento così significativo con le Frecce. In questo appuntamento, in questa giornata insieme a loro, cosa ha incuriosito di più? Ma incuriosito, come ha detto giustamente il comandante, la similarità che c'è nella preparazione, la concentrazione. Ovviamente loro hanno una concentrazione, oserei dire, certosina, ci hanno spiegato qualche piccolo segreto ed è un'esperienza fantastica. Ecco, per questo io ringrazio il comandante e tutti quanti i suoi collaboratori per averci dato e aver dato ai ragazzi questa opportunità, perché non è una cosa scontata poter vedere uno spettacolo come quello che abbiamo visto con i 25 minuti di volo di questa mattina. E quindi ecco, noi speriamo così che si possa creare anche, anzi io credo che già ci sia una sinergia tra noi e le Frecce Tricolori. Anche d'inverno ci avevano comunque invitato nella loro cena stagionale, quindi il nostro augurio è anche magari di poterli ospitare sicuramente per l'inaugurazione magari del nuovo stadio, che potrebbe essere un evento molto bello e molto simpatico, per cui davvero grazie e complimenti per il lavoro che state facendo.